Ecco, fuori dalla Champions, eccolo là, la voce caricata. Prima ancora di essere sereno, presentato, sereno, interviene a gamba tesa. Buonasera, Marcello Chirico. Allora, un derby. Marcello, guarda che. Ma vogliono vincere l'Europa League. Fuori dalla Champions, 7 Champions, fuori, sei contento. Lo so, capita. Comunque, buonasera, Marcello. Buonasera, buonasera, buonasera. Quando gioca Filippo, io non posso mai mancare. Però mi dispiace perché io ero convinto che lui esordisse dicendo però l'espulsione di Renders, cosa che avrebbe fatto se fosse successo all'Inter. Però non è successo all'Inter e allora l'espulsione di Renders stasera è già vinta. Ma che film avete visto? Stasera è già vinta. Stasera è già vinta. Ma Marica Longini, buonasera. Calma. Perché la Lazio chiaramente è una partita fondamentale, deve assolutamente invertire la rotta. In tre partite solo 4 punti e neanche la partita contro l'Atletico in Champions è stata giocata in maniera decente. Sappi che la verità. Secondo me questa sera ho questa vaghissima sensazione, Marcello e Gianni si inventano dei parenti romani sponda laziale. Mi fa piacere, perché io ho bisogno di sostegno. Abbiamo Maurizio Sarri, forza Lazio, forza Maurizio Sarri. Dai. C'era qualche dubbio. Lo so, però magari uno dice io sono neutrale, non dico comunque niente. È arrivato a tifare Salisburgo. Abbiamo creato un metaverso bellissimo. Milanisti e juventini addirittura succedono delle cose alla Juventus e scrivono i milanisti ladri. Riccardo, tu però devi capire una cosa, voi dite questa cosa famosa del famoso articolo che fece Gianni Brera, che definì Juventus-Inter il derby d'Italia, ma Juventus-Milan è il derby d'Europa. Per quale motivo? Per quale motivo? Abbiamo fatto una finale di Champions insieme. Siamo le squadre più titolate in Italia, noi e loro. In Italia, noi sì, voi dopo. Sull'Europa siete primi voi, secondi comunque, voi. Comunque, io parlo di Milan e Juventus. Ma fate questo derby d'Italia, fatelo. D'Europa! Siamo oltre. Adesso voi avete vinto 7 Champions League, adesso ci sarà Tiziano che lo se lo ripete da solo guardandosi allo specchio. Ma quante ne ha vinte l'Inter? 3. Quante ne ha vinte la Juve? La Juve, quante ne ha perse la Juve? E allora, come fa a essere il derby d'Europa? 7-2-9. 7-2-9. 7-9. Non starei qui a entrare nel dettaglio. Comunque, scusate, tornando sulla partita, cioè dal 29 ottobre 2018. Che l'Inter non vince in casa contro la Lazio. E non dirlo prima, di solito queste cose. No, io lo dico perché è giusto dirlo. Quando c'era ancora Icardi, perché doppietta di Icardi è un altro gol di Brozovic. Quindi è veramente tanto tempo. C'erano ancora in televisione. E non è oggi il giorno in cui si cambia la rotta, perché deve vincere la Lazio. Non c'è niente da fare. Vediamo anche la classifica, perché è interessante, visto che sono successe cose. Domani c'è una sola partita, che è quella che chiuderà questo turno di campionato, quella tra Atalanta e Salernitana. La classifica, eccola qua, tra un attimo la vediamo. La Juventus si è portata chiaramente a -1 dall'Inter, avendo pareggiato. E il Milan ha fatto il suo battendo il Monza. E voglio dire, in caso di non vittoria dell'Inter, una classifica che anche davanti si accorcerebbe notevolmente. Viceversa, è chiaro che l'Inter, in caso di successo, andrebbe a fare, la potremmo definire, una fuga mini di Natale. Fuga più 4? Ma in realtà è sulla Juve, perché Milan e Napoli rimangono alla stessa distanza in cui erano prima, perché Milan ha vinto la sua e Napoli ha vinto la sua. Diciamo, il break lo faresti sulla Juve. Sulla Juve, che è la diretta inseguitrice. È un'occasione che l'Inter deve sfruttare assolutamente. Ha riposato un giorno in più della Lazio, non ha fatto la trasferta in Champions. La Lazio ha giocato a Madrid. Però, sai, devi giocare a Roma e non è certo una partita che vinci facilmente. Poi ci avete il VAR. Eccolo lì. Io sono qua anche per vedere cosa combinerà stasera il VAR. Vedrai chi è il VAR di questa sera? Posso dirti una cosa, Marce? Tu lo sai qual è l'unica squadra in Serie A che non ha ancora avuto un rigore contro, nonostante i contrasti in area? Tu non hai ancora avuto un rigore contro. Eppure non lo ricordi, non hai ancora avuto un rigore contro. Tu.
Tu. Perché non facciamo falli in area. Giocate in area di rigore vostra tutta la partita. Non cinturate mai nessuno. Il Bologna non era rigore. No, ma va il VAR lì. Il VAR che lui piace tanto parlare del VAR. Quel VAR lì lui non lo cita mai. Vabbè. Quale? Quello di Bologna sulla linea di porta. Cioè, io dicevo che era rigore. Ecco. Vedi, già un altro che doveva esserci non vi è andato contro. C'era anche qualcosa. Ma ce l'ha visto, però Allegri o no? In una giornata, bisogna dire, caratterizzata da un Genoa-Juve in cui sono state fatte un paio di robe. Lasciamo perdere! Cioè, questo bisogna anche riconoscere, no? Poi domani sera al processo vedremo le immagini, no? Cercheremo di analizzare. Ma non è rigore. Ma non è rigore. Ma ragazzi, il regolamento io l'ho letto, eh. Ma scusatemi, se il rigore è discutibile. Ma scusatemi, se la direttiva è rigore tutta la vita quello. Ma fate entrare in inganno dal tocco precedente. No, non è solo quello, è la posizione naturale o innaturale del corpo nel momento dell'azione. Continua a dire scusate, che ragazzi, cioè abbiamo fatto tanto clamore per il rigore dato al Paris Saint-Germain. Mi pare che ci sia tutta sta grande differenza, eh? Boh, io l'ho visto un po' troppo largo quel braccio lì, però poi anche dipende dal punto di vista. No, ma nel punto di vista, anche ragazzi, io. È il regolamento, ve lo vado a recuperare, sì, ve lo leggo. Mille volte, c'è problema. Il regolamento del rigore è tutta la vita. Ogni quarto d'ora cambia. Ho capito, così è comodo però, ogni quarto d'ora. Allora te lo faccio anche per i miei episodi. Al netto di tutto, non vedo perché mettere in mezzo l'Inter, cioè adesso che lui si diverte, che Bani non va col braccio verso il pallone. Anche ecco. Vlahovic con l'Inter l'anno scorso è stato un Mani che il VAR non ha guardato. Anche il tocco di Dumfries su Dybala in cui l'arbitro ma Danilo quando va in scivolata col braccio aperto sulla linea così che ci sia un po' di fortuna col VAR in causa qualcuno per Bani no. Ma voi cosa c'entrate che dovete commentare appunto no siccome tu intervieni su di noi ti rispondiamo no. Tu mi hai detto problema. Controllo il VAR bene avete stasera. Avete avuto tutto a favore, 7 rigori tutto a favore. Il VAR sempre a favore, negano i rigori agli altri, fanno di tutto e di più a vostro favore. Stiamo giocando. Ma smettila, che non è ancora un rigore contro l'inizio del campionato. Ma ha detto che Allegri post partita ha proprio, però, proprio non voluto proprio glissare sull'argomento Arbi. Chiaramente carità, sì, cioè benissimo. Voglio dire, era eloquente la sua, cioè era eloquente la faccia, voglio dire, nelle smorfie. C'è un Agorosso che manca al novantesimo, piuttosto evidente, no? Sì, tant'è vero che pare che l'indicazione di Rocchi sia quella di non fermare l'arbitro, ma di fermare il varista, perché eventualmente i due episodi invece sono invece Massa, più... continuiamo a fargli fare danni in giro. Massa, continuiamolo a mandare in giro. Fa danni in Serie A, fa danni in Serie B, dovunque vada, all'estero, è andato in Grecia, ha fatto danni anche in Grecia. Cioè ovunque fa danni, ma noi continuiamo... Ma chi protegge Massa? Ma... Quando succedevano al contrario queste cose? Si diceva? Quando succedevano al contrario, che cosa ci avete sempre detto? Sì, adesso te lo spiego. L'arbitro è la scusa dei perdenti, l'ha detto tuo presidente? Voi dicevate sempre, noi vinciamo meritatamente perché quando vinci 3-0 è in dubbio il risultato, quando vinci 4-0 è in rubino d'acciaio. Io ho sentito dire che l'Inter doveva perdere a Napoli. Comunque Ricky, l'Inter è la prima della classe, voglio dire, cioè l'unica che riesce... Aspetta, arrivo, Marcello un secondo, arrivo subito da te. Vai Marica. Stavo dicendo, l'Inter è la prima della classe, l'unica che riesce ad abbinare, cioè questo connubio tra qualità e quantità pazzesco. L'unica che ha effettivamente due punte, Lautaro, voglio dire, sicuramente cioè sono due punte che non troviamo nelle altre squadre. Le altre squadre hanno una punta e mezza, una sola punta. Juve, Chiesa, Vlahovic, Milik e Ken. Quattro. Ma no, due punte effettive. Milik e Vlahovic sono due punte effettive. E Lautaro Martinez. No, per me le due punte vere e proprie sono loro. Però poi ci metti Inzaghi però con la sua mano, lì. Che è pazzesco. No, perché adesso lì, è diventato un allenatore indiscutibile, sì. Il migliore senza dubbio. Cioè è riuscito addirittura a far prendere nella partita, non so se era contro l'Udinese, Carlos Augusto, se non sbaglio, ha messo al posto di Bastoni come difensore di sinistra, cioè Inzaghi sta riuscendo a fare delle cose miracolose, però anche tanta qualità e quantità, la rosa più lunga
di tutte le altre squadre che già si gasano da soli, quindi non c'è bisogno di ma noi non siamo gasati, noi siamo partiti dicendo che la trasferta con la Lazio è difficile, sei arrivato tu dicendo avete già vinto, sei più gasato di noi. Noi ci prendiamo anche le nostre responsabilità. Allora ragazzi, facciamo così, il clima è bello carico. Allora tra poco squadre in campo all'Olimpico. La Lazio è tornata subito sulle sue posizioni difensive, ancora Kamada, ancora Lazio che attacca, va a puntare Bissek, Kamada entra in area di rigore, poi allarga per Zaccagni sulla sinistra, arriva il cross verso Sommer, palla che viene buttata fuori dalla difesa dell'Inter, poi c'è un fallo su Darmian di Zaccagni, calcio di punizione per noi, 14 di gioco, la Lazio pressa tanto. Perché non prendono voi al VAR che vedete tutto subito? Marcello. Se chiedi a Marcello chissà cosa ti risponde. Sai cos'è? Io mi ricorderò sempre un Inter-Fiorentina in cui diedero un rigore all'Inter perché pensavo quello di Petto. Attenzione Turam, entra in area di rigore, Turam lì dietro per Michi, Lautaro stoppa male, poteva, era davanti alla porta. Attenzione ora Bissek, qui non c'è niente, anzi se c'è gioco pericoloso di Immobile. Attenzione al pallone dentro la metà campo della Lazio, qua un po' di azione confusa, poi c'è il fallo di Barella su Zaccagni, calcio di punizione per la Lazio. Turno di gioco all'Olimpico, sempre 0-0 tra Lazio e Inter, adesso l'Inter che manovra ma la Lazio che recupera la palla. Attenzione, ora c'è Barella che prova un'infilata in area di rigore, ma l'Inter protesta, mi è sembrato che il fallo di mano ci fosse. Comunque l'arbitro fa continuare. L'arbitro fa continuare, l'Inter perde anche la possibilità di attaccare, continua a chiamare Lautaro l'attenzione dell'arbitro, poi vedremo se ci sarà un replay. Non ci è arrivato tanto per niente, veramente per un nulla. Vediamo un Immobile po'. Zaccagni. Ragazzi. Allora Gila prende la prende prima sulla gomma. Adesso la prende prima sulla gomma. Adesso la prende prima sulla gomma. Eccolo lì. Vi aspettavo, lo dico perché mi era sembrato subito che lo prendesse. È uguale a Genova, questo è rigore. Vi aspettavo al varco. Il braccio era anche largo. Termini di regolamento. Se chiedi il mio parere è rigore. Ricordo sempre che mentre l'anno scorso se prima toccava una parte del corpo e poi toccava il braccio non era rigore, quest'anno il braccio è troppo largo in posizione cosiddetta incongrua è calcio di rigore. E qui onestamente bisogna dire che le braccia del giocatore sono larghe perché giustamente vuole restare in equilibrio perché deve prendere la posizione per tutti i motivi che volete. Ma il braccio in quella posizione lì non ci può stare e prende praticamente all'altezza del gomito. Braccio largo. Marcello avvisaci quando la vedi. Ho visto, hai ragione tu, è rigore. Lo dico pure rigore. Io. Adesso su questo episodio ci camperanno per tutta la partita. Ma perché stai già dicendo? Noi non abbiamo detto niente, fai tutto tu. Sto solo dicendo che questa roba qui era rigore, punto. Però davvero mi era sembrato già in diretta che ci fosse questo movimento. Vedi Marce, per ora hai ragione tu, il VAR ne ha combinata una. Avevi ragione, sei stato buon profeta. Quello che voglio dire adesso seriamente. Adesso seriamente. Una volta per tutte. Quando è a favore nostro si butta in cacciara. Quando è a favore si butta in manata. Va bene. Che è stato l'unico ma vediamo di vincerla, nota. Marica. È inutile di stare lì, vediamo di vincerla. Vediamo di vincerla, io sono questa. Vediamo prima persona plurale, noi della Lazio, vediamo di vincerla, vero Marcello? Grazie. Vediamo di vincerla, dai. Dai, Marce, dai. Stasera si sente Aquilotto anche lui. Qualcuno mi deve sostenere, qui sono sola. Non ci sei, Riccardo. Salta anche. Che bello! Canta anche il lino della Lazio, pensa che meraviglia. Lazio! Bissek, fallo giallo, caro amico mio Maresca. Calcio di punizione per l'Inter, bravissimo Bissek a recuperare palla su Gila che gli tira una stecca da dietro. L'arbitro non estrae il cartellino giallo, manco stavolta. Non mi sembra da giallo. Secondo me non c'è. Però è terzo. È un giallo molto televisivo. Sinceramente non è giallo. È un giallo molto televisivo. No, non è giallo. Giusto. A linea velocità normale sembrava peggio. Sembrava più una stecca invece un incrocio di piedi. Spettava il cartellino. Attenzione! Errore clamoroso della Lazio. Lautaro tutto solo. Salta il portiere. Lautaro. Ma tutti voi. Aspetta però.
Vlahovic che dà la palla indietro Provedel, non si accorge che lì c'è Lautaro, Lautaro come un falco va sul pallone, salta Provedel con una calma olimpica, si avvicina all'area, si sposta la palla sul sinistro nonostante i difensori da Lazio stiano rientrando e deposita in rete con il mancino, 1-0 per l'Inter, 40esimo minuto e il Toro sempre più capocannoniere. Dai ragazzi, dai. Io guarderei il check. Il regalo di Natale anticipato della Lazio che letteralmente regala il vantaggio a Lautaro Martinez. Cosa fa Marusic? Sciagurato Marusic, fa una roba che non si è mai vista in Serie A. Ma cosa fa Provedel? Con Lautaro anche abbastanza fortunato nell'ultimo tocco perché stava per andare fuori giri, invece riesce a tenerla e a mettere in rete il pallone che gli permette di diventare tra l'altro il miglior marcatore nella storia dell'Inter dall'anno 2000 in avanti. Ha appena superato Milito e Vieri. Vi faccio vedere tra un attimo la lavagna, attaccante clamoroso, la follia, la follia letteralmente di Provedel, Marusic, che di Marusic che praticamente succede questo, c'è Lautaro che sta facendo i fatti suoi da queste parti. Marusic non si sa per quale motivo la Lazio attacca da questa parte, sì. Marusic fa un retropassaggio a Lautaro, non pare vero, di intercettare il pallone, saltare Provedel, nel frattempo rientrano alla disperata un po' di giocatori della Lazio, ma insomma in qualche modo Lautaro la controlla ed è troppo facile per uno come lui mettere in rete l'ennesimo gol del suo campionato che lancia l'Inter a più 4 in classifica sulla Juventus. Ti aggiungo una cosa, quando Lautaro prende palla è tutto solo davanti a Provedel defilato sulla destra, Provedel va in uscita, non può fare niente di più Provedel, ha fatto il massimo Provedel. Thuram è da solo a sinistra. Quando Lautaro segna e fa quelle, si allunga un po' la palla, quindi rischia un pochino, Thuram quando la palla è dentro la porta gli ride in faccia, come per dire hai rischiato, c'ero io da solo. E beh, in effetti sì, sarebbe stata forse la soluzione più semplice, ma un centravanti che ha un pallone così prima di mollarlo al compagno ci pensa due volte. Certo. Lazio che paga a carissimo prezzo una disattenzione. Sì, Marusic, un regalo. Cioè, già il secondo, allora, anche contro Atletico Madrid sulla palla, questo poi sul gol al sesto minuto di Griezmann, di Antoine Griezmann, ha fatto un errore, cioè non è andato lì, non è riuscito a proteggere, beh, qui addirittura consegna la palla a Lautaro, una roba proprio che non ci sta, capite? Un regalissimo. Va bene, 42 di gioco, Inter in vantaggio all'Olimpico, la Lazio che aveva ben giocato si ritrova sotto di un gol. Sono stati concessi con l'Inter in vantaggio 1-0 sulla Lazio il gol di Lautaro Martinez. Adesso corner. Corner per l'Inter dopo un'azione clamorosa di Di Marco sulla sinistra, ne ha fatti fuori tre, è entrato in area, cross deviato, corner, c'è Cialanoglu sul pallone, parte il destro di Ciala, arriva al cross sul primo palo, mette ancora fuori la difesa della Lazio con Immobile, quindi si replica sempre dalla stessa bandierina, quindi sempre dalla sinistra. Due minuti alla fine del primo tempo, perché il primo minuto di recupero è passato, ne mancano ancora due. C'è Ciala sempre ovviamente sulla bandierina con il destro, tutto pronto, stavolta va col primo palo, la deviazione di Bissek, la prima è di Bastoni, la palla arriva addosso a Bissek che se la trova in faccia, viene colpito al volto, infatti rimane a terra dolorante, peccato perché Bissek era da solo, cioè è chiaro che sanguina, gli sanguina il naso, gli è arrivata proprio sul naso. È un misto tra Taribo West e Davids. Gli è arrivata proprio la palla sul naso e... Vero. Magari anche Gullit, dai, mettici dentro. Ah, anche ci sei, buonasera Marcello. Per i capelli Gullit, però ma sono rimasto basito, cioè Lautaro non ha combinato nulla fino a quel momento lì, tu gli vai a regalare quel pallone lì, da pazzi, io guarda. Mi chiedo se devi essere scemo a fare una cosa, no, ma Marusic, cioè Lautaro non ha fatto niente fino a quel momento lì, l'hanno visto Lautaro sul gol, improvvisamente fa gol, che gliela vai a dare, una maglietta gliela vai a mettere scritta sul piede, ma è una cosa da pazzi. Insomma l'errore è stato notevole, questo sicuramente sì, un regalo di Natale anticipato di Marusic all'Inter, non che Lautaro abbia bisogno di questo genere di regali, però insomma sicuramente il suo compito è stato agevolato. Forse l'ultima azione del primo tempo per la Lazio. Beh sì, credo si allungherà un po' il recupero perché è stato fermo il gioco. Attenzione che qua c'è il fuorigioco, ragazzi, questo è fuorigioco, eh. Cross in mezzo, mette fuori Darmian, ha fatto blocco, ecco, infatti, ragazzi, adesso, il guardalinee la tira fuori, la tira su con un po' di ritardo, solito procedura che ormai è abitudine, però noi non ci abituiamo mai perché poi le azioni diventano pericolose. 47 minuti, 40 secondi, Bissek è rientrato in campo in questo momento con un po' di cotone dentro il naso, insomma, per tamponare il sangue che esce dal naso.
48 di gioco, in teoria sarebbero finiti adesso i minuti di recupero, credo ci saranno ancora 30 secondi da giocare. Tutto pronto per il rinvio di Sommer, inquadrato Inzaghi, parte Sommer, lancio lungo a scavalcare il centrocampo, palla che è destinata a Lautaro, che mamma mia cosa aveva messo giù per Thuram, la palla di Thuram però, cioè la palla arriva a Thuram, Thuram non riesce a stopparla, fallo laterale per la Lazio, altro retropassaggio, Provedel, lancio lungo a scavalcare il centrocampo, palla che finisce sulla testa di Acerbi, ma può riprendere ancora Kamada, colpo di testa di Zaccagni, serie di 1-2, poi ancora bravo Bissek e Acerbi spazza la propria metà campo, palla che si impenna nella metà campo della Lazio, lotta come un leone, anzi come un toro, Lautaro che gestisce un pallone fantastico, vediamo ultima azione della partita del primo tempo, Barella, spazio per avanzare, si sovrappone Darmian, palla sul destro, Darmian ha il tocco in più sfortunato ma la recupera, dietro per Barella, posizione di cross, che fischia, no, ha fischiato adesso, ha fischiato in questo momento l'arbitro, finisce il primo tempo 1-0 per l'Inter, gol di Lautaro. Va bene, questa è la nuova classifica di Serie A con l'Inter che vola più 4 sulla Juventus, rimangono inalterati invece i distacchi da tutte le altre inseguitrici con Lautaro Martinez che per il momento sta decidendo la partita, sempre più capocannoniere del campionato. Marcello, parto da te, che primo tempo è stato? È stato un bel primo tempo perché è stato molto combattuto, poi la Lazio secondo me a un certo punto ha preso campo e dominio della partita, ha avuto un mucchio di occasioni, non ne ha sfruttata una, e poi tutta la partita gira nel momento in cui fai quell'errore clamoroso, perché l'errore clamoroso frastorna la Lazio e l'Inter ritorna fuori, è un po' il copione abbiamo visto a Napoli. A Napoli uguale, il Napoli parte forte, paratone di Sommer, eccetera. Poi succede l'episodio, il Cialanoglu segna e da quel punto Sigato parte tutta un'altra partita. E purtroppo è così. Cioè l'Inter è forte, però se gli fai il regalo, in questo caso gliel'ha fatto la Lazio il regalo, è chiaro che poi la partita si mette male. Diciamo e adesso che... prevedo che nel secondo tempo l'Inter possa anche fare come Napoli e segnare ancora, perché purtroppo hanno una difesa forte, un attacco forte, tu non sei riuscito a fargli gol quando dovevi farlo il gol, gli hai regalato il gol a loro, e questo è stato proprio il regalo di Natale, proprio un regalo di Natale. Poi chiaramente glielo dai sul piede al capocannoniere della Serie A, cosa vuoi che fa quello? Quello segna. Però al netto però, scusatemi, però adesso è vero che la Lazio, l'ho detto anch'io, ha avuto il predominio soprattutto nella prima mezz'ora, poi un po', l'abbiamo detto, si è allungata, ha cominciato a accusare un po' la fatica di tutti quegli andare e vieni che ha fatto nella prima mezz'ora. Però al di là del colpo di testa di Immobile che poteva essere sicuramente gestito meglio sul cross di Zaccagni, non mi pare che Sommer abbia compiuto miracoli per cui dire che ha avuto un mucchio di occasioni la Lazio. Ha avuto un mucchio di occasioni la Lazio. Volendola dire tutta, visto che comunque si ricama su queste cose, manca un rigore all'Inter. Ah beh, certo. Diciamolo anche. Certo. Se fosse successo al contrario, ecco, saremmo qua a parlarne da 20 minuti. Poteva sbloccare al 25. Figurati se non ci ricamava. No, io ho detto che tu hai detto, è stato un errore della Lazio. È un episodio dopo... Quante giornate siamo? Ascoltami, Marcello, perdonami. Che giornata è? Ma tu allora, ti ricordi i tuoi, quello con l'Atalanta non tu hai detto, la Lazio, ma perdonami Marcello, tu hai detto la Lazio ha avuto il predominio, ha fatto un regalo all'Inter che l'ha sbloccata. L'Inter poteva segnare il 25 di 18 giornate. Credo, no? Sì, però la partita l'ha fatta la Lazio. Sì, io stavo solo dicendo che siccome ci sono i titoli a favore loro. Ragazzi, è chiaro che la partita è stata gestita. Sì, certo. Il pallone ha avuto quasi sempre la Lazio. Però ovviamente non è che ci siano state tutte queste occasioni che potevano essere concretizzate e quindi diventare gol da parte della Lazio. Però veramente questo è un regalo, non so come chiamarlo, ma nessuno lo nega, completo. Sì, però ho detto cioè, che sono tante volte siccome Marcello che sta facendo prestazioni di episodio, sotto la sufficienza, anzi da 4, capito? E qui purtroppo non è che abbiamo un vice Marusic, qui Marusic non sta facendo quello che faceva fino a qualche partita fa. Ma devi levarlo, di solito si dice. No, non è che abbiamo questa panchina lunga, questa rosa lunga, capisci? Ma anche perché lui si gira, si orienta verso il portiere, lo vede Lautaro. Poi non c'era nessuno lì davanti, cercano di. Sì, cioè lo vedi, no? Fermati un attimo, invece lo vede e glielo dà proprio sul piede, bello, glielo confeziona così. Io prevedo altri gol della, cioè, io lo tolgo immediatamente dell'Inter, così, io sinceramente. Lo tolgo.
considerando però, che Marica, hai visto no, mai, no, 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 per carità. No, sì, però prima o poi, come avevo detto all'inizio, Fra, prima o poi si stancherà anche la Lazio, perché comunque fare un fraseggio del genere per 90 minuti è anche molto complicato. No, è che adesso la partita si è messa proprio nei canali migliori per l'Inter, che ha questa qualità. La Lazio si dovrà anche sbilanciare una condizione molto mentale. Di più. Certo, si dovrà sbilanciare molto di più per poter riagganciare la partita. E quindi troveranno degli Genoa, spazi, avranno degli Genoa, spazi per ripartire subito, allora, quelli dell'Inter, ecco, in modo veramente micidiale. Sì, ma anche poi la condizione mentale della Lazio, credo, perché la Lazio, che quando prende il gol credo proprio che sarà il canovaccio di Napoli-Inter. Temo che sia proprio così. Io non credo. Va bene, iniziamo a fare gli up and down dell'Inter, Filippo. Chissà chi scende, non vale dire Marusic, ma certo ti brucia la battuta già. Tra gli up dell'Inter non vale dire Marusic, te lo dico già. Ma allora, in genere mettevo l'arbitro, il varista, stavolta devo mettere Marusic. Ecco, per questo. Lautaro 7, perché comunque sta decidendo la partita e tra l'altro fa un gol, secondo me, non così facile, perché non è che molto, Marusic è molto dà la palla. Angolato, È molto angolato, cioè Provedel in uscita, lui lo deve prendere in corsa, saltarlo, andare fino in fondo, rimetterle col ritorno dei due giocatori della Lazio, secondo me è stato bravo, comunque 7. Poi per quanto riguarda gli up metto Acerbi come al solito, perché è una sicurezza, 6 e mezzo, e il terzo metterei Turam, anche lui con 6 e mezzo, i soliti spunti di velocista, ha creato nella prima mezz'ora i pochi problemi che sono arrivati nella difesa della Lazio, li ha creati Turam anche con quella chiusura di Casale sul suo tiro, eccetera eccetera. Per quanto riguarda 6 e mezzo Turam. Per quanto riguarda invece i down, Mkhitaryan, sì, Visek si è ripreso, sì sì sì, no, a parte quel passaggio in orizzontale, sì, metterei 5 e mezzo Mkhitaryan. Sì, 5 e mezzo Mkhitaryan, 5 e mezzo Barella. Ma no, perché? No, Barella non perché non... 5 e mezzo Barella? No, perché il centrocampo, quello che forse è manca un pochettino Conti più sotto, se devi dare dei down, perché Darmian comunque l'ha fatto il suo. Sì, però, sì, la sufficienza però, che gliela dai comunque a Calhanoglu. Sì, sicuramente Calhanoglu non è brillante. Però se le altre partite, Filippo, allora no. Allora di solito prende 7 e mezzo, oggi gli dai 6, partita onesta, però non puoi bocciarlo, cioè faccio fatica a bocciare, più che altro sono le fasce che hanno sofferto in fase difensiva, quindi ti direi Darmian e Di Marco hanno sofferto in fase difensiva perché gli hanno preso spesso il tempo, possiamo mettere loro, poi però Di Marco alla fine ha avuto anche un paio di spunti interessanti, mettiamo che abbiamo sofferto in fase difensiva sulle fasce, quindi Di Marco e Darmian 5 e mezzo. Tu parlavi della difficoltà del gol che ha fatto Lautaro, ma io adesso l'ho appena guardato anche bene, fa anche una cosa ancora più difficile, perché il giocatore della Lazio, credo che sia Zaccagni, arriva in scivolata, gli si mette davanti, per cui lui se tira deve alzarla la palla. E lo fa con l'esterno. Con l'esterno, e la alza anche in modo che un mezzo scavetto che passa sopra al giocatore che perde la palla, è stato bravissimo. Glielo intercetta. È molto difficile, anche perché arrivava con grande corsa e grande spunto. Quindi molto difficile questo gol che fa. Adesso stiamo riguardando gli highlights. Primo highlights è un 28esimo tiro di testa di Immobile. Sì, sì, quello di Immobile. quindi cioè, stiamo parlando di una squadra, di una partita molto bloccata, dove la Lazio ha messo molta fisicità e molta velocità, ma in realtà poi le occasioni da gol da una parte e dall'altra non sono conclusioni. Cioè, ma lui ha fatto un tiro in porta, ma non c'è, però, cioè, adesso sminuire la Lazio perché bisogna esaltare l'Inter perché vince. Ma vabbè, però dai, ma non si può, ma non capisce quello che hai dico. Hai fatto un tiro in porta, il gol. Ma quindi ho fatto 2 tiri in porta, tu 1. Il gol finito, che te l'hanno regalato. No, è chiaro lui. Che la però partita è equilibrata. Lazio, cioè, no, però sembra che la Lazio, sì, vabbè, però. Ma chi dai, l'ha detto? Nessuna delle chi l'ha detto? Ma tu, Marica, hai sentito che ho detto questo? No, la Lazio ha giocato, ha avuto dei. Ma Marcello, ma scusa, io capisco che a te l'audio arriva 30 secondi dopo, probabilmente non solo della partita, ma anche dello studio. Ho appena detto che la Lazio, nella prima mezz'ora, ha avuto un ritmo più alto, ma le occasioni da gol da entrambe le parti non ci sono state granché. Ok, ce ne sono state molto poche. Anche se tu vuoi dire 2-1, di 2-1 per la Lazio, va benissimo. No, mica ho detto il contrario. Però se vuoi dire che ne ha avute 20, ti inventi le cose. Perdonami, è stata assolutamente equilibrata. E poi la differenza l'ha fatto l'errore di Marusic. Ma certo, l'errore lo fa tutto l'errore di Marusic. Certo, ma la partita è equilibrata. L'errore di Marusic e. Avendolo appena rivisto, mi permetto di dire il tocco di braccio di Gila. Perché, anche onestamente, bisogna. Resta tuttora incomprensibile il criterio con cui vengono prese certe decisioni quando era una
un episodio di lettura credo abbastanza semplice. Certo. Cioè tocco che sì. sulla coscia del giocatore, che però ha un braccio così in maniera sproporzionata. Sì. Ma loro sono non furbi, attaccato ma al loro, corpo sicuramente. Sono furbi all'AIA. Sai cosa fanno? È successo stasera che era rigore, no, con le regole che sappiamo che ci hanno spiegato loro a Coverciano. Non lo fanno, sai perché? Perché dimostrare di che vedi c'era anche lì, non l'abbiamo dato. Quindi ieri sera con Bani andava bene così, non l'abbiamo dato mai. Però avevano dato dei rigori dei falli di mano. Così facendo vuol dire sbagliare due volte, Marcello, perché come era palese il rigore per la Juventus venerdì sera, secondo me è altrettanto palese il rigore per l'Inter stasera. Ma loro fanno l'errore per la volta dopo per far vedere che loro hanno una linea logica. È come il fallo di Darmian su Chiesa, però domenica dopo succede l'Obot che dice: no, l'abbiamo dato già lì, non lo diamo neanche qua. Te, secondo te pensano a questa cosa? No, avete cambiato il regolamento, ma ci prendono per il culo, scusami se uso questa parola, ci prendono per i fondelli, tutti hanno sempre ragione. Marcello, scusami se ti contraddico, però io non penso che vadano a pensare una cosa del genere, cioè, addirittura sulla base di allora dobbiamo regolarci e non dare rigore neanche qui. Cioè, non penso che facciano tutto questo ragionamento. Una svista, ma è anche un po' di mi permetto, anche in alcuni casi mi sembra proprio un'impreparazione. Cioè, io quando ascolto l'audio del VAR che guarda l'episodio Lautaro Lobotka e il VAR gli dice all'arbitro: non è niente, vai avanti. Cioè, quella roba lì non la capisco. No, perché, cioè, no, non perché la capisco, adesso per loro non è mai anche ovvio, perché l'ha visto da più prospettive il varista. Di sentirsi dire non è niente, un abbraccio di quel tipo lì, a me lascia perplesso. E sono curioso di ascoltare anche questo audio per capire perché quell'immagine lì l'hanno vista 20 secondi, 10 secondi dopo. Si sono fatti dare come è arrivata l'immagine a noi, hanno tutti i replay, tra cui quello a disposizione a Lissone. E sono curioso di ascoltare l'audio, così come sono curioso di ascoltare quello di Genova, che cosa si sono detti? Vai, è tutto regolare? Però permettimi anche è tutto regolare, ma regolare non è. Una cosa però lì. C'è che né non a Genova, ripeto, né a Genova né stasera. Però permettetemi di dire, io voglio bene a Marcello, per carità, però tu non puoi affrontare una stagione. Che non è vera sta cosa. No, è vero, lo sa, però tu non puoi affrontare. No, ci vogliamo bene davvero. No, però ci vogliamo tu bene non puoi affrontare una stagione del genere dicendo l'AIA oggi lo dà, poi non lo dà contro l'Inter perché vuol far vedere che la partita prima, cioè chiudiamo il calcio e andiamo a casa. Se non ci crediamo però, più. Scusate, allora le spiegazioni sono due: o il varista è cieco o è incapace. Ma dire che non l'ha andato, cioè, non è che ci sono alternative. Guarda che non l'ha mandato neanche a Genova e guarda che è il campionato è passato con le loro allora decisioni non penso che vada a pensare una cosa del genere, che sarebbe veramente io continuo ad essere fate finire Marcello un attimo che poi viene la pubblicità. Finisci Marcello. No, dicevo, secondo me, io infatti sono convinto che il campionato sia falsato. No, perché per loro. No, dai, non penso, Marcello. No, questo no, dai. Loro falsano le partite, falsano quindi inevitabilmente il campionato. Vabbè, quindi tutti i campionati della storia sono falsati. A questo punto non vediamo neanche le partite, perché voglio dire, cioè, se sappiamo già. Figurati quando non c'era il VAR, quanti ne hanno falsati? Due minuti, ragazzi. Ovviamente sì, certo. Sì, però ultimamente ha giocato sempre 90 minuti, disse Alberto. Quindi è molto solo che contro proprio l'Inter, una partita così importante. E deve essere una partita anche di svolta per la Lazio. Vabbè, ma faccio una scelta del genere. Occhi per 0-0, se non fai l'errore con Mandzukic sei 0-0 e poi giocartelo proprio l'ultima mezz'ora, 40 minuti. Barella, tre quarti centrale, ha spazio per avanzare, può portarsi fino al limite dell'area, la palla per Lautaro, la grande chiusura. Ancora Barella può darla a Thuram, è tutto solo in sinistro. Che entra in area in sinistro, portiere battuto, poi c'è una deviazione, una carambola sulla linea di porta, palla in rete, 2-0 per l'Inter, Marcus Thuram. Dai ragazzi, dai. Fa tutto Barella. La Lazio gioca, l'Inter segna. Questo può essere il riassunto di questa serata dell'Olimpico con Thuram che trova il diagonale giusto, che passa sotto un paio di gambe dei giocatori della Lazio, soprattutto di un difensore, credo Gila, in disperata chiusura. Secondo me la tocca lui. Non riesce a intercettarla.
e gol lo stesso. Il gol di Marcus Thuram per il 2-0 che lancia l'Inter sempre più solitaria in testa alla classifica. Vedi Gianni, là dentro lo stesso. Fa una specie di tunnel a Cina, praticamente. E poi chi non so se entrava, se non la tocca. Sì, sì, penso ma, sì. Ma come no? È al centro della porta. Ma l'hai vista la prospettiva da dietro? No, ma era al centro della porta il pallone. Penso che sarebbe entrato lo stesso. Però annulliamolo magari. Io l'ho visto da lì, dal palo e... Caro Marcello, si fa dura per voi della Lazio adesso? Sempre lo stesso copione che abbiamo già visto a Napoli, uguale, proprio uguale. Gli altri fanno la partita, loro poi fanno una due azioni. Ma perché hanno delle individualità importantissime? Perché attenzione, immobile. Hanno giocatori in grado di giocatori, E adesso poi magari vanno sul velluto 3, 4, 5-0, ormai gli altri crollano anche psicologicamente, allora loro fanno 40 gol. Speriamo di non farli, dai. Questo. Lo sai, loro hanno quei due davanti, cioè la partita contro l'Udinese sul 4-0 addirittura Lautaro cercava di recuperare un pallone, quando c'è un giocatore così, capisci, di questa che dà così tanto, oltre alla leadership Lautaro è riuscito a esultare anche sul 4-0, è andato sotto la curva, si è arrampicato sul 4-0. Cioè recuperare una palla sul 4-0 vuol dire veramente essere... un leader. Attenzione Zaccagni, Zaccagni va a puntare Darmian, palla sul destro, pallone indietro, sbaglia tutto Zaccagni, comincia anche a essere un po' stanco, parte Barella sulla destra, ancora Zaccagni, prova a trattenerlo, non ce la fa, Barellino prova a avanzare fino alla metà campo da solo, in mezzo a tre, pallone indietro, grande azione di Barella, poi Ciala, ancora per Barella, poi all'indietro per... bravo Barella, per Darmian, bravissimo Barella, che adesso ha preso anche un po' di coraggio dopo l'assist per Thuram, ancora Bastoni, prova ad andare via, ancora nella metà campo della Lazio, Bastoni, sempre palla al piede, ottima conduzione di palla, palla sulla destra per Darmian, posizione di cross dalla tre quarti, arriva il cross, deviato, palla che si impenna, scivola, un giocatore della Lazio, poi serie di batti e ribatti, Guendouzi sì, all'indietro per Felipe Anderson, che spazza la propria area di rigore, va a cercare Immobile, che prende posizione su Acerbi, bravo Immobile a tenere un pallone difficilissimo, poi c'è la chiusura di Mkhitaryan, ma c'è fallo di Acerbi, calcio di punizione per la Lazio. Carlos Augusto, forse per Di Marco, credo, il primo cambio Di Marco potrebbe essere stravolto. O Bissek, non lo so. No. Può essere anche come... Ma perché? È Di Marco che non ce la fa più, Infatti esce Di Marco, entra Carlos Augusto. Pensavo o Bissek o anche Darmiane. Esce anche Barella, entra Frattesi. Ecco, vedi, l'avevo... Hai visto? Barella io adesso l'avrei lasciato. Sì, avrei tolto Michi. Beh, stava... salendo di modo di importante l'azione del secondo gol è tutto merito suo. Mkhitaryan allora Mkhitaryan è sempre un pericolo toglierlo perché è uno di quei giocatori che ti dà ordine in mezzo. Sì, è vero. Sai, comunque se lasci Frattesi e Barella che sono due di gamba che attaccano la profondità, anche rischi per caratteristiche di non hai cambiato tanto l'Inter, cioè Frattesi e Barella sono abbastanza simili come giocatori. Momento, ha chiesto il cambio Barella. Infatti stava parlando anche quando è uscito, non ce la faceva più, era stanco e quindi giustamente ha chiesto il cambio. 70 di gioco, 2-0 Inter, la Tula, Thuram e Lautaro mette ancora una volta la firma su questo successo. Eccoci qui nel mio. Attenzione. Cosa succede, Filippo? È espulso, Lazzari nella Lazio per un vaffa di troppo a Maresca. Quindi espulso, Lazio in 10. Guardiamo però, raccontiamo, terra, c'è Lazzari, un fallo, c'è un fallo, ma l'arbitro dà la regola del vantaggio perché la Lazio è in possesso di palla e quello lo manda a quel paese. Cioè, gliel'ha detto in faccia praticamente. Sì, c'è il fallo se c'è, perché ripeto, poi, se il discorso no, ascolta, mi è stato detto per due anni. Facciamo parlare, ragazzi, un attimo, perché a casa non hanno la più pallida idea di quello che è successo, quindi facciamolo per loro quantomeno. No, allora c'è un fallo a metà campo dove Lazzari va via a Arnautovic li fa una specie di ancata arrivando con l'esterno sul pallone e nel contrasto Lazzari va giù. Ci sta che ma magari gli chiedi pure, il fa. Ma gli tira pure, ragazzi, gli tira però, pure un pugno in faccia. Fai finire Marcello, capisco, per favore. Poi ti do capisco, la parola, giuro però, che ti do la parola. Sarai il primo a parlare dopo Filippo. La palla arriva a Castellanos che al limite dell'area di rigore tira con il destro e tira fuori, quindi vantaggio per la Lazio. Lazzari arrabbiato, mentre l'azione andava, arrabbiato perché non gli è stato fischiato il fallo, ha mandato a quel paese l'arbitro, non a quel paese ma dicendoglielo brutto, l'arbitro che era lì un metro l'ha sentito e l'ha buttato fuori. Cioè non è una roba così clamorosa, cioè tanto
nell'Inter escono Lautaro e Çalhanoğlu. Ed entrano Aslani e Klassen, mi sembra di aver visto. Non ho visto perché sì, stavo... Entra il 21, sì, sì. Okay. Aslani e Klassen. È tutto normale. Beh, ma Marcello, però io ti chiedo una cosa, per favore. Io capisco tutto, però non puoi esagerare in sta maniera. Ma non puoi, ma veramente, mamma mia. L'unica cosa non normale oggi è che non ci è andato un rigore che c'era. Ok? Basta, tutta la partita ogni volta, mamma mia. Ma non lo so cosa contesti, inventa le cose. Per aria, Lazzari, ma vola per aria. Sì, ma va bene, Marcello, aria. D'accordo, però ti abbiamo spiegato che dà il vantaggio. Mamma mia, sei insopportabile, dai. Ho capito, cioè gli dà il vantaggio. Se hai capito qual è il problema. No, ma esageri, però Marcello, adesso, dai, adesso su. Concetto, non ci L'Inter ha vinto 2-0 perché la Lazio ha fatto il fallo. Gli ha dato il vantaggio, Marcello, no. Santo cielo, sì, ma stava tirando in porta, basta. Ma c'è un fallo. Mamma mia. Scusami, ma qual è il problema? Scusami Marcello, però adesso, no, ma adesso, dai, ma veramente c'è un limite, però non facciamo, i talebani in questa maniera, perché secondo te deve dare il fallo ed è sbagliata l'applicazione della norma del vantaggio? Cioè, qual è il problema? È una cosa incredibile. Cioè, riuscire addirittura a espellere un giocatore, perché, per carità, no, la l'ha espulso chiusa, perché l'ha mandato a quel paese in maniera molto, diciamo, gli ha urlato un vaffa in faccia che era grande come una casa. Mi pare che mandare affa l'arbitro porta da un metro e mezzo, insomma, il cartellino che rosso non mi sembra un provvedimento così folle. Si è preso un fallo della sì, Madonna, però si è preso un vantaggio. Se non ci fosse stata la regola del vantaggio, sarebbe stato fallo tutta la vita. Però, guarda, per essendoci la regola del vantaggio, in questo ti caso è lui poi gli grida in faccia. Un fallaccio è un fallo normale a metà campo. Marcello, pianta di inventarti le cose. Dai, hai stufato. L'ha buttato a terra, questo sì. Però per quelle regole chiaramente. Ma cavolo, non hai visto il fallo? Ma basta. Ma non hai visto il fallo? Cioè, c'è, tutti i però la regola del vantaggio. Non hai visto il Frattesi, Carlos Augusto in area di rigore. Carlos Augusto, Mkhitaryan! La grandissima parata di Provedel. Ancora evita il 3-0 il portiere della Lazio. Ottima azione ancora in contropiede dell'Inter. Carlos Augusto è tutto solo sulla sinistra, servito da Frattesi molto bene con l'esterno mancino. Arriva il cross. Forse in fuorigioco sì. Però qua Mkhitaryan, sì, vediamo se l'arbitro l'ha segnalato. C'è il tiro di Mkhitaryan che non è per niente facile, bravissimo, tira verso sotto la traversa, Provedel che è già per terra, riesce col colpo di reni a mettere in corner, vediamo se è stato dato il corner, sì, corner, Aslani per Mkhitaryan, finta il cross Aslani, parte il mancino in mezzo, mette fuori la difesa della Lazio, va a recuperare Klassen, molto bene, stoppa molto bene Klassen, 5 minuti al termine perché l'arbitro ha dato 6 minuti di recupero, il primo è passato, mancano 5 minuti alla fine della partita, sopra la traversa, aspettiamo solo il fischio finale dell'arbitro che arriva in questo momento, no, non arriva ancora in questo momento, aspettiamo solo il fischio allora, vediamo un po', c'è rimessa dal fondo per l'Inter. È finita in questo momento, altra vittoria dell'Inter, 2-0 a Roma contro la Lazio, più 4 sulla seconda, ancora una volta l'Inter non prende gol e diciamo che abbiamo avuto un mese in cui abbiamo avuto trasferta a Bergamo, trasferta a Torino con la Juve, trasferta a Napoli, trasferta a Roma, alla faccia del calendario bello facile, e abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio, quindi 10 punti in queste 4 trasferte. Direi che meglio di così non si poteva fare. Bravo. Ecco perché questa è una specie di è un break importante nei confronti della Juventus, una prima mini fuga, perché di fatto l'Inter scappa a più 4 in classifica, mettendo 4 punti tra sé e la seconda, distanze invariate invece da tutte le altre che hanno vinto, Milan, Bologna, Napoli e Fiorentina. Cadono malamente le romane, la Roma sconfitta 2-0 a Bologna resta quota 25 e la Lazio a 21, salta dalla ragazzi. Parte destra della classifica, 21 punti 21. Insieme al Monza, adesso anche la zona Champions si fa un po' distante, le due romane sono evidentemente in crisi, ma la notizia di questa sera è certificare la prima fuga di questo campionato, firmata Inter che vince. Sai cosa mi fa impressione anche a Roma? Al di là del 4 punti che non è che... Mi fa impressione la distanza con il Napoli. Cioè, Napoli, campione d'Italia in carica, è a meno 14. Eh sì. Meno 14. Vabbè, ma perché la partenza non è stata seconda in campionato di questo anno, guarda dove no, adesso. La Lazio soprattutto. È vero. Ragazzi, avete 20 punti in meno. Quasi il doppio dei punti ragazzi, dell'Inter in 5 partite abbiamo preso 4 punti. No, in 5 partite. E però devo anche dire che in effetti...
su, passare questo mese in cui c'era Bergamo, Napoli, Torino, Roma, dovevi comunque qualificarti in Champions, mi sembra che abbiamo giocato anche con Salisburgo nel frattempo, quindi è un passo importante. No, abbiamo giocato anche a Lisbona col Benfica. L'ennesimo clean sheet è un dato oggettivo. Dicevi prima della Lazio, attenzione perché quest'anno è una bella lotta per la Champions, perché secondo me dovremmo entrare anche in ottica di ragionare sul quinto posto, certo. Perché il ranking FIFA oggi è molto presto ancora, sì, però ancora molto ci sta indirizzando a dire che comunque la quinta potrebbe andare in Champions e molto quindi dipenderà domani dai sorteggi, perché oppure poi chiaramente abbiamo tre italiane che partono dalla seconda fascia in Champions League, ci sono i playoff che vedranno coinvolte Roma e Milan in Europa League, insomma. Diciamo che il vero ranking lo si scoprirà verso marzo, quando ci saremo messi alle spalle i playoff e forse addirittura anche gli ottavi di finale, forse lì avremo un quadro più completo. In questo momento, ranking alla mano, giocasse, fosse finito il campionato, l'Italia porterebbe 5 squadre in Champions League e quindi anche la quinta classificata ci potrebbe effettivamente andare. Eccoci qui allora di nuovo insieme per commentare questa vittoria dell'Inter 2-0 all'Olimpico contro la Lazio. Allora, Marcello, ti sei un attimo tranquillizzato? Sì, adesso ormai voi della Lazio avete perso e non sei più della Lazio. La vittoria dell'Inter, la vittoria della Lazio magari è una vittoria netta e meritata, perché loro sono più forti e quindi chiaramente alla fine la qualità della rosa dell'Inter viene sempre fuori, cioè gli basta poco per poi andare a vincere le partite, no? Cioè, tu anche se tu durante tutta la partita hanno creato non tantissimo, però hanno difeso bene, non sono riusciti a prendere gol, poi quando creano loro quelle due occasioni o che si creano per caso, loro riescono comunque a concretizzare, quindi questo determina la loro forza. Io me la prendo comunque anche sul 2-0 con Maresca, perché fa due cose, Maresca e il VAR fanno come al solito due errori incredibili. Cioè va bene che hanno il rigore nel primo tempo per l'Inter, poi nel secondo tempo, allora ripeto, l'espulsione di Lazzari per me è assurda. Secondo, però, io mi sono andato a rivedere, scusa se posso finire, poi tanto so che non siete d'accordo, penso nessuno al meglio, francamente come fate voi quello che dico io, me ne frego. Per quanto riguarda invece il braccio di Acerbi, che io e Marica avevamo notato, me lo sono andato a rivedere adesso, c'è il braccio apertissimo, sì, così la palla gli arriva qua e chiaramente la palla impedisce quella deviazione, che la palla prosegua nella direzione di Immobile, quindi secondo me lì c'era anche l'estemi per calcio di rigore, ma come al solito chi se ne frega. Questa è la tua opinione, che per forza va contro l'Inter come al solito, ma non è, però hai sorvolato sull'errore clamoroso della serata, che è il rigore per l'Inter. Il rigore, l'errore clamoroso del VAR stasera, ho detto al di là di quelle, no, al di là siamo 0-0, ma ragazzi, però veramente. Volevo solo dire una cosa, allora sono andata a guardare di nuovo bene le norme, questo per Marcello, soltanto voglio dire, al di là di tutte le altre cose, l'arbitro sta il cartellino rosso quando un giocatore commette un fallo grave, diventa violento, si esprime in modo offensivo nei suoi confronti, quindi baffa. Questi sono, oppure il papà impedisce la sua avversaria di segnare un gol netto con un fallo, quindi è nella normativa previsto questo, Marcio, capito? Ma poi basta, cioè nel senso è nella logica delle cose, tu ha nella logica delle cose, però a quel paese in maniera volgare l'arbitro non ce lo può mandare, mi sembra talmente logico che non è solo logico, c'è una normativa che lo prevede, Marcio, capito? Quindi va applicata la norma. Cioè, secondo te Marcello avrebbe dovuto fare orecchie da mercante e lasciar perdere? Sì, no, avrebbe potuto ammonirlo, ma lui, cioè, ha preso un fallo pazzesco. Perché un fallo pazzesco. Come si fa a non fischiare su quel Non è che l'ha ammazzato, cioè, è un fallo di gioco, Marcello. Ma poi aspetta un attimo, un fallo pazzesco. Allora, contestualizziamo anche, perché sennò veramente poi la gente a casa non capisce, pensa che stiamo parlando di un rigore che non è stato dato, è stato dato un vantaggio sul rigore. Stiamo parlando di un fallo a metà campo, con la palla fallino a metà campo, con la palla che arriva al limite dell'area, un giocatore della Lazio che ha spazio davanti per tirare e quindi gli si dà il vantaggio, cosa più normale del mondo, voglio dire.
Quindi non ho capito, cioè, se avessimo parlato di un fallo in area di rigore, un vantaggio sprecato, allora avrei potuto anche capire. Il vantaggio si è concretizzato. Il vantaggio si è concretizzato. Sì, Marcello, basta guardare la partita. Non ci vuole tanto. Il vantaggio si è concretizzato, basta guardare la partita. La palla ancora parla, Madonna. Lazzari ti manda al diavolo perché lui dice: ma come? Anche oggi abbiamo avuto, secondo te, un arbitraggio a favore. Tanto voglio dire, tu la giri sempre come vuoi. Vinciamo le partite e dici capiti. Che c'è l'arbitro, che è colpa dell'arbitro, non merito dell'arbitro. Capiti. Ma sì, ma va bene. Io sto. No, t'ho capito benissimo qual è il tuo giochino. L'ho capito benissimo. Voi ho capito benissimo. Ragionate da quelli che fate sempre le vittime, pensate che tutti i. Ma che vittime? Sei tu che piangi dal primo minuto. Stai piangendo dal primo minuto, Marcello, come tutte le puntate. Come tutte le puntate, stai piangendo dal primo minuto al 90esimo. Di calcio tu non parli. Non parli mai, tu Marcello, non parli mai di calcio, mai, ma proprio mai. Quando c'è l'Inter, tu di calcio non parli mai. Io però ti dico che la categoria arbitrale è carente e anche spocchiosa, antipatica, perché tu non puoi espellere. Cioè la partita finiva comunque 2-0. Vabbè, ma lasciami a un metro di distanza in faccia gli dice vaffa. E questo cosa deve fare? Guarda, io che sono razzialissima, tu lo sai. C'è la normativa che prevede una norma che prevede questo. Allora, rifaccio la cronaca. Deve fare così, altrimenti non va bene se non lo fa. Ripetiamo per l'ennesima volta. Viene ripreso altrimenti. Ripetiamo per l'ennesima volta cosa è successo. Fallo di Arnautovic. Fallo non è stato neanche da giallo. Fallo di Arnautovic nettissimo. L'arbitro dà il vantaggio. Quello si alza e lo manda a quel paese in faccia. Ferma l'azione e lo espelle, cioè non ha neanche aspettato. Vantaggio se stava zitto, molto probabilmente dopo il calcio gli avrebbe dato la punizione. Sicuramente. Ma perché no, ma sai cosa mi fa morire da ridere? Sai cosa mi fa morire? Che stiamo parlando di questa cosa qua, da 45 superare questa cosa. Speriamo questa cosa già. Facciamo un attimo il punto della situazione. Diciamo che l'Inter allunga in modo pesante e mette veramente un bel pietrone su questo campionato, perché oggi l'unica la terza è a 9 punti, capisci bene che c'ha una Juve ragazzi, è la seconda a 4 però ho capito, ma la seconda sapete giocarvela con la seconda, avete tutti i vantaggi del mondo e io credo che sia una squadra che ha dimostrato di essere forte, la più forte del campionato, ha anche ormai la sicurezza di portare a casa i risultati, gioca sempre con una sicurezza nei propri mezzi che fa la differenza poi alla fine, perché anche oggi abbiamo visto la Lazio cercare di fare la partita, però poi una volta è l'errore individuale, l'altra volta è la giocata invece del vostro giocatore importante, però di fatto avete una classifica che mi domando cosa possa succedere per invertire questa classifica. Però oggi, che era una trasferta secondo me la più difficile di tutto il campionato, perché oggi non c'era un'altra partita difficile come Lazio-Inter, avete superato in modo assolutamente meritato, lo dico. Anzi, ribadisco il fatto che se c'è stato un errore grave è stato quello del rigore, lo dico onestamente perché l'abbiamo visto tutti, e quindi voi avete fatto un grande passo avanti. Dietro è tutta una battaglia, ma ormai la battaglia è per arrivare qua. Gianni, posso dire una cosa? Certo. Perché qui si parla dei singoli, si parla di Lautaro, di Thuram, eccetera, eccetera. Io ho criticato molto Inzaghi l'anno scorso in primavera e inizio anno, perché se andava a vincevi una partita, ne perdevi quella dopo, facevi così, le prime 8 giornate, 4 sconfitte su 8 partite. Quest'anno però, non parliamo mai di Inzaghi, ma l'Inter è una squadra che sa gestire i momenti della partita, anche in emergenza, anche se gli manca un giocatore importante, anche se ha solo se ha un attaccante fuori. Cioè l'Inter è una squadra che ha fatto 39 gol e ne ha subiti 7. Ha fatto più gol nella semifinale di tutti. Si è qualificata in Champions League con 2 giornate di anticipo. I motivi per cui in testa la classifica sono questi, Cioè, ragazzi, bisogna fare i complimenti all'allenatore, perché non lo facciamo. Ci siamo, facciamo anche gli up and down, Filippo. Allora, una sera eravamo un attimo, facciamo gli up and down e lo complichiamo. Guarda, ti dico, rispetto al primo tempo dove avevo messo giù Darmian, stavolta invece lo metto su. Perché ha fatto un secondo tempo, tra l'altro non essendo al 100% perché si vedeva che era stanco, ha fatto un secondo tempo di una intelligenza, di una precisione pazzesca, quindi do 7 a Darmian e poi do 2-7 a, anzi do 7 a Thuram e 7 e mezzo a Lautaro, perché Lautaro sblocca la partita, ma poi
un altro paio di occasioni arrivano perché lui ruba palla a metà campo. Cioè, quindi 7.5 a Turam, scusami, 7.5 a Lautaro e 7 a Turam. Per quanto riguarda invece. E da dire una cosa, Filippo, è cresciuto moltissimo anche Barella nel secondo tempo. Sì. No, ma poi è difficile adesso trovare certo. Di gente che scende, sinceramente. Faccio fatica. Posso mettere dei 6. Ti metto 6 Cialanoglu che va giù. Anche Frattesi non mi è piaciuto come è entrato. Sei a Di Marco che non ha fatto un partitone. Sei Di Marco, sei Cialanoglu e sei Barella, perché invece io lo vedo come un giocatore che ha fatto un buon lavoro come Cialanoglu e Mkhitaryan, ma non un lavoro, cioè, anche se poi il gol di Thuram arriva da una sua apertura. Certo. Poi un premio anche, bisogna dire anche qualcosa sul portiere, perché quando quest'estate è nato via Onana, vero, c'è anche Sommer, sembrava che vabbè, ha salvato un gol di Onana, appunto alla fine Rovella ci mette una bella pezza, è un portiere che tutti dicevano non può giocare perché è basso, dopo Onana c'è il vuoto, in realtà sta dimostrando di essere un ottimo portiere, nonostante l'1.83 Sommer è un gran portiere, anche questo, però si fa trovare pronto. Posso dire una cosa io? Allora, riguardo l'Inter, è chiaro che è la prima della classe, cioè, perché come ho detto prima, la qualità e la quantità che si trovano all'Inter non ci sono, mancano nelle altre squadre. Un centrocampo pazzesco che oggi non è stato proprio il centrocampo che ho visto, cioè Cialanoglu è una migliore centrocampista, voglio dire, non parlo degli italiani, cioè a livello della nostra Serie A, a livello europeo, a livello mondiale, secondo me, quando sta bene è pazzesco. Cialanoglu, su questo penso che nessuno abbia da ridire. Anche Barella è bravo. Mkhitaryan non è quello che vedevamo alla Roma, è un altro giocatore completamente diverso. E il merito di tutto questo, poi c'è la leadership di Lautaro, vogliamo dire, Lautaro ha fatto forse 15 gol finora. La Juve, tutti gli attaccanti, tutti insieme, ne hanno fatti solo 11. Lautaro da solo ne ha fatti 15. Quindi anche qui c'è la differenza enorme. La Juve sono i gregari che stanno facendo gol, tipo Gatti, ok? E invece all'Inter gli attaccanti fanno dei gol pazzeschi. L'impressione di essere più squadra l'Inter. Assolutamente. Questo, e laddove, sì. E laddove ci sono delle difficoltà, magari dei giocatori che mancano, difettano, sì, eccetera, come per esempio contro il Benfica, il che ha fatto, ha messo Carlos Augusto, no? Al posto di Bastoni a io fare il difensore fare di sinistra a Filippo dopo. Quando Carlos Augusto sappiamo benissimo che il vice di Di Marco, certo, quel ruolo che faceva il Monza. Voglio fare una domanda quindi un po' provocatoria, quindi grandissimo Inzaghi che si è tantissimo evoluto, sì, voglio me fare un po' una domanda quindi provocatoria a Filippo, se mi permetti. Vai. Ma secondo te, Filippo, cosa può succedere perché l'Inter perda questo campionato? Io ti dico una cosa. Tu buffi. Si può vedere, posso vedere la classifica? Non me la fa vedere la classifica. Sì, è una domanda. Non so che. No, dico un dato. Se mi fate vedere la classifica, dico un dato che l'anno scorso e 2 anni fa eravamo qua a mangiarci le mani. Contro le prime 7 in classifica, l'Inter ha fatto 6 vittorie e un pareggio. Quindi è salito il livello anche degli scontri diretti. Certo. Perché ti ricordi, diciamo, non vinciamo uno scontro diretto, quando gioca a Roma va in difficoltà. No, beh, ma l'anno scorso è stato se mi vuoi rispondere tu, Riccardo, va bene. Credo 2 pareggi, Juve Bologna. Riccardo, se mi vuoi rispondere tu, va bene anche la stessa domanda che ho fatto a Filippo. Rispondi pure tu, è uguale. Non si può dire a dicembre che campionato è finito. Infatti, ma cosa potrebbe succedere? Non potrebbe so, dimmi succedere tu. Che la stagione è lunga, ci sono degli infortuni. Che hai un crollo verticale. Magari prendi il Bayern di Monaco agli ottavi e qualche cosa a febbraio ti porta via. La Juventus non è a 50 punti, è a 4 punti. Beh, senza trovi un Bayern, ti butta fuori dalla Champions e ti butti sul campionato. Io sto parlando, due anni fa con Liverpool, noi abbiamo pagato, se si ricorda da Filippo, quel mese di febbraio, in cui mentalmente quelle due partite lì, che giocando bene abbiamo perso, ci ha fatto perdere dei punti in campionato. Ricky, però non sono soltanto i punti in classifica, è proprio come organizzata, tanta qualità. Però sai, il calcio, quindi dobbiamo aspettare, e la Champions è febbraio, diciamo, per avere qualche chance. Ecco, per tradurre, non è il Napoli dell'anno, non è il campionato del Napoli dell'anno scorso. Ecco, non sono solo i punti, secondo me. Assolutamente no. Anche la partita di oggi, che è stata dominata dalla Lazio il primo tempo, penso che nessuno. Lo scorso anno, quando siamo arrivati. Questo equilibrio non l'ho trovato, io secondo me ha dominato la Lazio. Però è riuscita l'Inter a trovare, a parte vabbè, il regalo di Marusic, c'è riuscita nel secondo tempo pure. Come a Napoli. Ha dominato. Ma però Napoli aveva avuto più occasioni. Il Napoli aveva avuto più occasioni perché c'è il miracolo.
miracolo di Sommer e la traversa di Politano. Ti faccio presente, Riccardo, che lo scorso anno, quando è ricominciato il campionato il giorno della Befana, il Napoli era avanti di 8 punti, quindi voglio dire, voi siete avanti di 9 e di 4, insomma, vuol dire... Era avanti di 11, poi noi abbiamo vinto con la Napoli. No, il Milan aveva vinto, era andato a 5, perché aveva vinto con la Salernitana. Ma noi avevamo battuto il Napoli, per quello che il Milan è andato a 5, noi eravamo andati a 8, poi però... Poi comunque la squadra più continua, la continuità dell'Inter non si riscontra nelle altre squadre. Questa continuità di vittoria, diciamo che mi arrabbierei molto. Sono tutti elementi a favore dell'Inter. Mi arrabbierei molto. Due minuti. Buonasera mister. Ciao. Che prova è stata? Cosa vi portate adesso a Milano? Perché mi è sembrata una grande prova di forza. E all'inizio siete partiti, o almeno questa è stata la sensazione, con i due braccetti che andavano a proporsi un po' di meno. Era perché l'avete preparata così per gli esterni che avete la Lazio, o perché avete preso coraggio poi piano piano? Sì, abbiamo fatto una partita importante in uno stadio importante contro una squadra di valore. Siamo stati squadra, chiaramente da allenatore fa molto piacere vincere una gara così, perché abbiamo coperto bene il campo, abbiamo concesso l'occasione a Rovella, che lì eravamo in possesso, dovevamo essere più bravi, sarebbe stato l'1-1, quindi un'occasione importante, però siamo sempre stati squadra nelle difficoltà, perché incontravamo una squadra di assoluto valore, che l'anno scorso è arrivata seconda, che ha passato brillantemente il turno di Champions, quindi bisognava affrontare nel migliore dei modi e l'abbiamo preparata bene. Buonasera. Buonasera Simone. Ciao. Vincere qui dove l'Inter non vinceva dal 2018, nella giornata in cui la Juve pareggia, può essere uno snodo del campionato secondo te? No, una vittoria importante per dar seguito a quello che stiamo facendo, ma mancano 22 partite, che è un'enormità. Noi dobbiamo continuare in questo modo, giocando da squadra, cercando di... I ragazzi devono continuare a mettermi in difficoltà ogni allenamento, perché ho bisogno di tutti, perché giochiamo tantissimo e nonostante questa grandissima alternanza abbiamo 4 giocatori fuori in questo momento che ci aiuterebbero tantissimo in queste partite ravvicinate, però lavorano bene, dobbiamo continuare così. Aria. Ciao Simone. Ciao. Però a 10 minuti dalla fine i tifosi dell'Inter cantavano "la capolista se ne va". Ti sei gasato anche tu o ora devi lavorare per frenare un po' i facili entusiasmi, come si suol dire? Ma no, una squadra matura, insomma, i tifosi, gli va fatto un ringraziamento perché stasera erano tantissimi, l'abbiamo visto quando siamo arrivati, perché siamo arrivati dove c'erano tutti i pullman dei tifosi interisti, quindi è stato bello vederli che camminavano, che venivano allo stadio, che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine contro una squadra di assoluto valore che qui all'Olimpico sarà difficile per tutti battere. Prego. Salve Simone, Mario. Ciao. Vago di Radio Onda Cero e Radio Cooperativa di Cile. Vorrei, se ci può aggiornare delle condizioni di Alexis Sanchez, se pensa che può arrivare alla gara di Coppa Italia. Grazie. Speriamo, ha avuto un affaticamento nell'ultimo allenamento, la rifinitura, si è fermato. Dopo una ventina di minuti di allenamento, insieme allo staff medico, abbiamo valutato di non portarlo, perché probabilmente avrebbe giocato una parte finale della gara, ma è proprio quella parte finale della gara che magari gli avrebbe compromesso un qualcosina a livello muscolare. Adesso speriamo di recuperarlo per mercoledì, domani mattina farà dei controlli, però c'è fiducia. Grazie, buonasera. Grazie.